Assessore De Bernardo, si prevedono insomma problemi, disagi alla circolazione? Sì, disagi alla circolazione perché in questo momento noi abbiamo precluso al traffico veicolare, in parte anche pedonale, il tratto di Monsignor Bologna, di via Gazzani e tutta l'area di parcheggio dell'ex Romagnoli. Quindi domani mattina, quando arriveranno i pendolari, la città inizierà a muoversi di nuovo, chiaramente avremo dei disagi. Le corse degli autobus che prima percorrevano quel tratto di strada andranno giù via Scardocchia, via Le Manzoni, via Scardocchia, il termine degli autobus, quindi Giambattista Vico, via Novelli e recupereranno il percorso originario su via Erculanea. Quindi faranno un ampio cerchio per bypassare quel tratto che evidentemente in questo momento sarà chiuso. Noi invitiamo tutti e preghiamo assolutamente chi dovesse arrivare domattina in città nei prossimi giorni, sia i nostri concittadini che chi ovviamente i pendolari, chi è interessato ad arrivare a Campobasso, provenienti da Porta Napoli, di evitare quanto più possibile di utilizzare quell'ingresso della città e utilizzare gli ingressi alternativi che sono lungo i percorsi delle tangenziali, quindi l'ingresso su a Piazza Molise piuttosto che l'area su Vazzieri, oppure andare su una zona giù verso Fontana Vecchia, perché questo potrebbe agevolare il loro percorso e il nostro lavoro. I vigili saranno sull'intero percorso domani mattina, predisporremo percorsi alternativi, ma evidentemente c'è bisogno di tanta pazienza e tanta collaborazione.